Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Stiamo finalmente uscendo dall'ospedale e sono tremendamente in lutto per Maria. Non ce l'ha fatta, non credo sia sopravvissuta. Che sono questi rumori così tanto inquietanti? Allora, è notte, piove. Questa atmosfera ci garba parecchio, ragazzi, e io non vedo l'ora di andare avanti. Lasciamoci alle spalle Maria. È stato bello finché è durato. La sua compagnia è stata molto, molto piacevole, ragazzi, finché è durata, ma purtroppo... purtroppo ci ha lasciati. No, rompi il vetro. Vabbè, ho capito, lascia stare. Lascia stare, rompi questo. C'è qualcosa? No. Inizio già a sentire la sua mancanza quando si lamentava del fatto che rompevamo i finestrini delle auto. Vabbè. Adesso, dove dobbiamo andare? Giusto per capire. Non si sa. Siamo usciti. Facciamoci un giro, no? Perché questo sound così potente e inquietante? Così così disturbante. Allora, per di qua non si va. Attenzione, perché le infermiere sono uscite dall'ospedale. Mo sono in giro anche le infermiere. Addirittura due. Che come sempre, ragazzi, sprechiamo più colpi del previsto, ma vabbè. E ne abbiamo anche pochi adesso, quindi del pompazza. Vai di siringhetta. Visto che ci siamo, ci curiamo. Abbiamo recuperato un po' di roba. Ok. Ci deve essere qualche hack. Beh, comunque l'unica via è questa. Allora, io andrei di... con quel coltello.
Sono cattive, eh? Poi queste sono più resistenti delle altre. Sono molto più resistenti. Merda! Cazzo di merda! Però, minchia, dietro la porta... è da stronzi! Ti ho visto, eh? Dove ti nascondi? Guarda che ti vedo, non fare il furbo. Sono in due. Bravissimo, complimenti. Beh dai, giusto un po' di munizioni. Questa parte è fighissima, ragazzi, mi sta piacendo troppo questa parte, sentite il sound. Credo che qui sia tutto chiuso. Salve. Che? Non fatemi spaventare così. Mi dimentico sempre che... Due colpi li dà sempre. È impazzita. Dove sta la blatta? Ti sento, eh.
Vieni qua. Questa parete si sfonda? Eh sì. Però aspettate, qui c'è qualcosa... No, credo che non ci sia altro qua. A parte un po' di munizioni. Ok, non possiamo tornare indietro. Salviamo. Laura, stop! It's dangerous! Ricordiamoci, ragazzi, che è tutta colpa di Laura, eh? Tutta colpa di questa ragazzina, non la sopporto, mi sta troppo sul cazzo. È veramente insopportabile. Però dai, James, ma vaffanculo. Ogni tanto sclerano di brutto le infermiere. Allora, quello si sposta là. Cazzo! Lo fa distrarsi un attimo. Veramente non fa distrarsi un attimo, eh. Chissà dove stiamo andando. Oh, non va bene. Cioè, dovrebbe andare bene, no? Avanti. Ce ne sono tante in giro, a passeggio. Allora, in teoria qualcuna la potremmo anche evitare volendo. Però si sono già accorti di noi. Ora non so se qua
In questa parte della città, ragazzi, siamo già passati. E può essere. Vai, 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 di prepotenza. Di nuovo. Approfittane ora. L'ultimo colpetto. Sì, questo deve essere... Ma questo è il bar. Ma scusate, non è il bar quello? No! Ma come cacchio hai fatto a pigliarmi da così lontano? Abbiamo una marea di siringhe. C'è ancora qualcuno però, eh. Sei sola? Se sei sola. Non credo sia sola, ragazzi. Non credo sia sola. Ci sta lui là. Ha qualche problema, approfittiamone. Stava glitchando di brutto. Ma sì, è lo stesso bar. Cazzo, cazzo! Bravo. Un po' diverso, ragazzi, ma credo sia lo stesso.
Ma vaffanculo! Io veramente sono allibito dalla mia mira del di merda. Manco a farla apposta, io non ci posso credere, ma che cazzo di mira, oh. Ma che schifo. Cavolo, stiamo attraversando tutta la città, eh? La strada è tutta dritta qui. E mi sembra anche tutto fin troppo tranquillo. Non c'è niente. Laura, please, wait! Ma dove cacchio sta andando? Che palle questa qui, oh. Stiamo finendo dritti dritti in un'altra trappola, me lo sento, ragazzi. Chi c'è? Vado via, eh. Laura, per colpa tua, Maria ha fatto una brutta fine. Colui che non ha il coraggio di farsi guardare da oltre l'abisso non ha il coraggio di guardare dentro se stesso. La verità può essere scoperta solo andando avanti. Segui la mappa, ci sono una lettera e una chiave. Una
letto era una chiave. Lettera e chiave. È un po' distante. Che te liscio. Aia. Sì, ti stavo dando il colpo, però non fare il furbo anche tu. Ho la furba. Sono tutte donne queste. O meglio, erano donne. Chissà come mai. Allora, ogni tanto, ragazzi, tanto abbiamo recuperato un po' di cartucce. Una bella fucilata ci sta ogni tanto. Allora, controlliamo bene anche qua. Non si sa mai se c'è qualcosa, ma credo... Ah no, qua si può entrare. E quindi... Cioè, se noi entriamo qua, poi come usciamo? Scavalchiamo, ragazzi? Non voglio perdermi nulla. Ma la è là.
Vieni qui. Cazzo! Mi ha tirato dritto dritto in una trappola sto cavolo di... Bacarozzo. Non c'è assolutamente nulla qui, No. Possiamo sfondare la parete. Ditemi che in qualche modo ci colleghiamo. Non ce ne sono. Ditemi che in qualche modo ci ricolleghiamo all'altra strada. Io non credo. Ci siamo lasciati una strada indietro. Ma anche volendo non potrei tornare indietro adesso. Cazzo, vaffanculo. Allora no, sto iniziando a perdermi roba ragazzi, quindi un attimo. Fatemi dare un'occhiata qui. Ma pare non ci sia nulla. Thank you.
No, qui pare... parte... quello stronzo pare non ci sia nient'altro. Qua? Ah no, era questo il bar... Sì, era questo il bar che stavo dicendo, ragazzi. Ok. Però scusate, ma... qua che cavolo c'è? Ah, aia. No, ragazzi, ci siamo ricollegati all'altro pertugio, all'altra via. Deve essere questa. Penso. Penso sia questa. Vediamo. Se è la stessa strada. Sì, penso proprio di sì. Sì, sì, è la stessa, ok. Perfetto. Quindi, mo. Passando da qui, senz'altro avremmo tagliato di molto, eh. Che fai? Non esplori. Comunque sia, avrei percorso in ogni caso entrambe le vie. Vediamo un attimo qua. Non so se... il bagarozzo. E lo schiacciamo male. Qua abbiamo già visto. Quindi torniamo ad entrare al bar. E visto che possiamo, salviamo. No, no. Ho sparato d'istinto, ragazzi, ma è andata male. Ma che fai? Fortuna che gli abitanti cittadini di questo posto erano tutti ben forniti di munizioni. E
Entriamo nel vicoletto. Ha un range questo qui veramente allucinante. Ci piglia da 3 metri di distanza. Merda. Non l'ho fatta fuori. Vabbè, sicuramente ero distante. La fucilata la secca subito al primo colpo. Che poi è la doppietta, ragazzi, non è neanche un fucile, è una doppietta. Quindi ha un raggio, ha una portata molto più ridotta. Beh dai, adesso munizioni ne abbiamo assai, ne abbiamo assai, ragazzi, quindi possiamo anche sprecarne così, sparando in aria. C'è un telefono che squilla, ah ecco. O forse sei un idiota? La verità spesso inganna la gente, dovresti saperlo. La chiave è nel parco, ai piedi della donna che prega. La chiave aprirà il cancello, la chiave scatenerà l'abisso. Quindi dobbiamo recarci al parco. Cazzo, ma è lontanissimo. È bello distante il parco. Vabbè, se ci mettiamo a correre, ragazzi, lo raggiungiamo anche abbastanza in fretta. Il problema è che io vado sempre con una certa calma. Macchina della polizia, ci sarà qualche proiettile? Ma assolut- ah no, sì, dai. Qualcosa c'è, qualcosa c'è. Due cartucce del fucile a pompa.
La porta che compare nel buio e si apre sugli incubi. Allora un attimo. Vai, sfonda, sfonda. Qui il posto è già più tranquillo. Ma non abbiamo la chiave però, ragazzi. No. Non abbiamo la chiave. Il cancello è sprangato. Mi sono lasciato qualcosa indietro? Qualche strada che non ho visto? Qui c'è il telefono, ragazzi. Ah, la chi... Ok, ma questa chiave ci serviva? Ma non l'avevo minimamente vista. Boh, vediamo, no, non lo so. Penso di sì, perché altre cose, boh, altra roba. Sì, ok. Era questa. Ma Gesù, ma che cazzo è sta merda, mo? Fortuna che non può raggiungerci. Spero. Lo spero, ragazzi. Comunque abbiamo raggiunto il parco. Yes.
Questo l'avevamo già letto. Sì. No, perché qua ci siamo già stati, ragazzi. Qua mi sa che abbiamo incontrato per la prima volta Maria. Il problema è che non vedo una beniamata minchia. Sembra tutto piuttosto tranquillo. Ci pigliamo un gelatino, ragazzi? Ci sta, ci sta. Ha smesso di piovere. Quindi. È già qualcosa. Fermi? Hey. Are you... Are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? No. I guess not. I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't... She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh, yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Vabbè. Angela, ragazzi, è completamente l'opposto di Maria. Però perlomeno
lei sta bene. Dico fisicamente, poi mentalmente è parecchio disturbata, però questi sono dettagli. Che cacchio... Che... Ah. Una chiave. Chiave della società storica. Il mio paziente l'ha sepolta qui, io sapevo, ma non ho fatto niente. Mi ha messo a disagio avere una cosa simile vicino. Non cercavo la verità, cercavo la pace. Ho visto anch'io quella cosa, ho cercato di fuggire, ma la vecchia società era chiusa. Nessuno osa avvicinarsi a quel posto. Ora ti offro la chiave. Se ancora intendi proseguire, James, pregherò il Signore perché abbia misericordia della tua anima. Io proseguo. Da che lato? Ma che cazzo, ma è lontanissimo. Così lontano da casa. Sì, le Polaroid sono numerate, ma non significa nulla. Ora, uscire dal parco potrebbe essere un problema. Siamo usciti? Direi di sì. Ma ci stiamo allontanando dalla città, eh? Ma vaffanculo, è solo una busta di carta. Per un attimo mi sono cagato sotto. È tornata a calare la nebbia. Non so se ve ne siete accorti, ma ha smesso di piovere ed è tornata a calare la nebbia. Il posto deve essere questo. Società storica. Ok. Bene, ragazzi, salviamo e ci fermiamo qui con questo episodio. Siamo andati abbastanza avanti, sempre con una certa calma e lentezza. Ovviamente, però ci sta. E ora che abbiamo raggiunto questo posto e siamo praticamente quasi fuori dalla città, accanto al lago Toluca,
Chissà dove andremo a finire. Chissà se ci perderemo tipo 5-6 ore anche qui dentro la società storica. Può essere, eh? Oppure ne usciamo subito, chi lo sa. Ma lo scopriremo soltanto andando avanti al prossimo episodio. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale sempre se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.